È ormai da qualche anno, da quando ho aperto i canali sostanzialmente, che vi dico periodicamente dell'esistenza di rumor su una Nintendo Switch Pro, ok? Un po' perché a me interessava, prima che la prendessi veramente la Switch, io ero intenzionato a prendere un'eventuale versione Pro perché in portabilità praticamente non ci gioca, mi interessa attaccarla tramite HDMI, ok? Però non è mai successo. Di fatto la Switch è come la conosciamo ora. Poi per carità hanno fatto anche una versione Lite che è ancora più portabile, quindi sostanzialmente hanno fatto il contrario di quello che si diceva che avrebbero fatto. Però i rumor su una versione alternativa in effetti quindi erano veri all'epoca, solo che si trattava di Switch Lite. Ora, abbiamo detto anche recentemente di rumor sempre più consistenti riguardo a una Switch Pro, ma adesso devo farvi un altro video perché a quanto pare un insider che è piuttosto affidabile ha detto che i rumor sono veri. Cioè, i rumor sono veri, insider a nuovi dettagli, ok? Dall'insider Dusk Golem, noto per aver anticipato correttamente i particolari sulle prossime uscite della serie Resident Evil, i rumor sono veri. E il particolare è, la motivazione vera è che esiste una versione 4K di Nintendo Switch, una scelta tecnica passata finora sotto traccia, perché la ragione per cui tanti giochi per Switch recentemente hanno tenuto il loro frame rate sbloccato è per averci un miglioramento facile delle performance, ha spiegato. Questo vuol dire che, similmente a quanto è successo da Xbox One e One X, Nintendo Switch Pro potrebbe prendere frame rate sbloccati fino a 60 fps, aumentarne la frequenza o addirittura bloccarli a 60 fps stessi a seconda dei casi. Qui c'è il tweet originale, ragazzi. La piattaforma viene caldeggiata da tempo e, attenzione, secondo me questo è determinante, potrebbe persino essere la prima console casalinga a ricorrere al DLSS 2.0 di Nvidia, che è responsabile della produzione dei chip che la alimentano. Ora, parliamone un secondo. La Switch, secondo me, beneficerebbe tantissimo da una versione desktop più potente per il mercato dei consolari da TV, ok? Perché effettivamente, ragazzi, la Switch attaccata alla TV, per carità, fa dei miracoli. Guardate anche pure nel trailer, Zelda Breath of the Wild sulla TV, per carità, è bello comunque, è molto bello lo stesso. Però andiamo, io stesso ci ho giocato e tutti quelli che hanno una Switch e ci giocano costantemente sanno che molti giochi hanno dei, tra virgolette, problemi di cali di frame rate, ma è normale, l'hardware non gli consente di fare di più, ci mancherebbe altro, è già un miracolo che faccia quello che fa. Quindi ci sarebbe un reale beneficio ad avere un hardware più consistente, soprattutto alla luce del fatto che in questo periodo stanno per uscire le nuove Xbox Series X e PS5, no? E quindi, anche se non hanno gli stessi mercati, assolutamente no, è anche vero che però Nintendo condivide parte di questi mercati più di quanto non abbia mai fatto. La Switch è di gran lunga la console più aperta di Nintendo, non ci sono mai stati così tanti giochi di terze parti in una console Nintendo, neanche ai tempi della Wii era così. E quindi, ragazzi, vogliate o no, questa c'è una concorrenza tra queste console, anche se è soltanto parziale, ovviamente. E c'è un'altra cosa che prima abbiamo detto. Nvidia ha presentato recentemente le nuove schede video serie 3000, ok? A nuove schede video corrisponde una nuova generazione videoludica, di solito è così, ragazzi, che ci voglia... Cioè, è sempre stato così, d'accordo? Tant'è che l'arrivo delle nuove console di nuova generazione coincide con la presentazione di queste schede video. Stiamo aspettando quella di AMD, tra l'altro, quindi anche il concorrente sta per arrivare con nuove schede video. Le console tradizionali PS5 e Xbox Series X, chissà perché ho detto tradizionali, però vabbè, comunque penso che abbiate capito che cosa intendo, avranno delle schede video di AMD. La Switch invece è l'unica che monta dei chip Nvidia. Nvidia ha presentato la nuova generazione di schede grafiche. Volendo fare un semplice 2 più 2, ovviamente che non è sicuro, ma non continuo a ripetermelo, ha perfettamente senso che Nvidia voglia mostrare anche la sua capacità di stare dentro una console e di offrire delle ottime performance, ragazzi. E parlando del DLSS 2.0, cioè una tecnologia di upsampling di Nvidia che fa dei miracoli, veramente ho visto fare delle cose incredibili a questa tecnologia qua, è una figata proprio. Applicarla su console sarebbe davvero
rivoluzionario. Una Switch Pro avrebbe davvero la possibilità di non tenere testa, perché no? Però di non sfigurare eccessivamente di fronte a una PS5 e una Series X, tanto da ritenere i classici, cioè da far accontentare anche i classici giocatori di Nintendo, che però vorrebbero anche loro una console next gen. Insomma, i rumor parlano dell'inizio del 2021. Staremo a vedere che cosa succede, ragazzi, però a questo punto mi sento di dire che la probabilità che questa console arrivi davvero adesso c'è. Adesso c'è, perché non è solo lui. Continuo a sentire di conferme di questo rumor, perciò facciamo 2 più 2, sono sempre rumor, non possiamo essere sicuri, ma è ora che ci cominciamo ad aspettare l'arrivo di una Switch Pro, ragazzi. E lo dico con anche un pochettino di volontà che così non sia, perché sapete com'è? A me interesserebbe molto, l'avrei voluta comprare fin dall'inizio se ci fosse stata, e invece ho la Switch normale, quindi sapete, ricomprare un'altra volta una console non è che sia proprio la cosa più figa del mondo, però insomma, d'altro canto sono contentissimo se esce, perché posso giocare a certi titoli first party Nintendo a un certo frame rate e alle mie condizioni, come vorrei io, e non con la Switch, che macchina meravigliosa, ma ha i suoi limiti, ragazzi, sì. Va bene, direi che è tutto per oggi. Fatemi sapere un pochettino voi che cosa ne pensate. Pensate che arrivi veramente una Nintendo Switch Pro? A voi interesserebbe una Nintendo Switch Pro rispetto a quella che c'è adesso? Pensate che la comprereste più volentieri perché magari come me giocate al 99,999% semplicemente davanti a uno schermo del portatile, perché ci si può attaccare effettivamente con una scheda di acquisizione, potete giocare dalla TV, da un monitor PC, da tante altre cose alla Switch? Vorreste vedere voi una Switch Pro? Fatemi sapere, d'accordo ragazzi? È tutto per questo video, grazie mille per averlo visto e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, tutti i link per supportare il canale, anche il link alla playlist con tutti i mini vlog di news videoludiche e di piccole discussioni e attualità. D'accordo ragazzi? A presto!